Un camionista di 59 anni, di origini slave ma residente ad Urbania, ha perso la vita nella serata di ieri in un incidente stradale lungo la superstrada Fano-Grosseto all'altezza di Fossombrone. Per cause ancora in fase di accertamento, l'uomo alla guida di un tir della ditta Balleroni di Pesaro, carico di bobine, è piombato all'interno del distributore Agip a ridosso dell'uscita Fossombrone Est e ha urtato violentemente la parte posteriore di un altro autocarro parcheggiato nella stazione di servizio, anch'esso con un pesante carico di inerti. L'urto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all'uomo. Dalla polizia stradale non sono state rilevate tracce di frenata, per cui le prime ipotesi parlano di un malore del 59enne che ha tentato di accostare ma non riuscendo a fermare la corsa del suo tir, ha poi finito per impattare contro gli altri automezzi parcheggiati dopo aver anche investito il cordolo del distributore. Alcuni testimoni oculari riferiscono di aver visto poco prima il mezzo zigzagare vistosamente lungo la superstrada, questo per avvalorare ancora di più la tesi del malore. Siete accorti di qualcosa? No. Non ci siamo accorti di niente perché il botto e basta, dopo quando è girato già era successo. Comunque vedo che siete un po' scossi stamattina. Quando succede queste cose non è mai, anche se non lo conosci, tanto no. Certo, ci rimane sempre... Sì, ci si rimane un po' male. Dicono un malore, quindi è entrato così. Dicono un malore, però non lo so. Dalla cabina completamente deformata per l'urto, i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno impiegato più di 2 ore per estrarre il corpo dell'uomo, che poi è stato trasportato nell'obitorio del vicino ospedale. Sarà ora l'autopsia a stabilire se l'uomo è deceduto prima dello schianto terribile o se il malore lo aveva già stroncato prima. Sul posto è intervenuta anche una pesante gru dei vigili del fuoco proveniente da Pesaro per rimuovere i pesanti automezzi e trainare quello tamponato, il cui autista fortunatamente si trovava al bar nel momento dello schianto. Per regolamentare il traffico e contribuire alla logistica anche una pattuglia dei carabinieri di Fossombrone oltre a quella della stradale di Cagli.